Settimana importante per l'Assi Manzoni Pallavolo Brindisi. La squadra allenata da coach Patrizia Chionna ha ripreso gli allenamenti in vista del primo appuntamento con i playoff di sabato prossimo al Palazzumbo di Brindisi contro il Planet Strano Light Catania. La fase post-season, conquistata con la formazione trasferta per 3-1 contro il Cesare Ragazzi Lab Potenza, ha rilanciato le ambizioni di Ida Taurisano e compagne che nell'ultima giornata di campionato di B2 Girone H hanno conquistato in un colpo solo playoff, secondo posto nella classifica del girone e possibilità di giocarsi l'eventuale spareggio in casa. Il regolamento dei playoff prevede incroci tra 6 squadre dei 3 gironi G, H e I. Le prime due in testa alla classifica avulsa stilata dalla FIP, secondo un quoziente punti gara disputate, attendono le vincenti dei quarti per la semifinale. Si gioca al meglio delle tre. A Brindisi è toccato quindi disputare quarti contro la sesta, appunto Catania. Siamo in una fase di tutta in salita ancora, perché non è stato niente facile. Ci siamo guadagnati una qualificazione veramente sudando ogni partita e non avendo il tempo di poter recuperare. Gli altri gironi invece si sono qualificati in anticipo, quindi hanno giocato con una tensione completamente diversa dalla nostra, quindi quel recupero nervoso che è importantissimo. Il gruppo, per fortuna, è un gruppo che lavora bene e poi si compensa in tante cose, e forse questa in effetti è la vera forza di questa squadra dell'Assi Manzoni, perché se non avessimo avuto tutto un gruppo coeso, un gruppo che può tranquillamente interscambiarsi, sarebbe stato veramente difficile. Ci sono sicuramente nel Catania delle ragazze che tra l'altro hanno anche giocato a Brindisi come rinforzi delle passate B1 a Brindisi, quindi sono delle vecchie conoscenze, delle ragazze molto interessanti, la Lore che ripeto ha fatto un pezzo di storia anche lei a Brindisi. E niente, noi dobbiamo concentrarci tantissimo, essere noi stessi sempre, giocare una pallavolo di alto livello, perché a questo punto stiamo parlando di alto livello, stiamo parlando dell'anticamera della B1, quindi dobbiamo esprimerci al meglio. C'è il fattore campo sicuramente determinante, anche perché andare due volte in Sicilia è qualcosa di massacrante, quindi questo fatto di poter disputare la bella in casa sicuramente ci metterà un po' più tranquilli, anche se sono delle partite secche che dobbiamo giocare al meglio di tutte le condizioni. Tra l'altro noi abbiamo bisogno di riposare un po' per poter affrontare poi il secondo scoglio del Roma, che chiaramente è una partita ancora più importante di questa, più importante perché psicologicamente poi c'è sempre la paura di uscire da questa bella avventura, siccome nessuno ci sta ad uscire, quindi sarà una lotta continua sul campo. Ricreare l'entusiasmo a Brindisi dopo che questa società 2 anni fa era in D non è stato facile, però l'appello che noi abbiamo sempre fatto, lo spettacolo lo offriamo noi, non si paga, è un playoff importante perché significa lottare per una serie importante che è la B1, quindi l'appello che facciamo a tutti gli appassionati che ci hanno seguito fino adesso, a tutti coloro i quali vogliono venire sabato a godere uno spettacolo genuino e sano con delle ragazze meravigliose che hanno conquistato con pieno merito questi spareggi promozione, di venirci a vedere e di far sentire davvero il calore brindisino in una partita importante contro una città importante che è Catania, sperando di superarla e poi ci scontriamo con la capitale, con Roma, quindi è davvero una bella sfida.